City Report. Cari amici, ottobre, siamo a Milano, sole, guardate come siamo belli al caldo, come quasi stare al mare. No, perché siamo venuti nel municipio 6, insieme a me c'è Omar Praticò, consigliere del municipio. Buongiorno. E siamo venuti a vedere una situazione in Piazza Negrelli, una situazione di box che però vengono usati per altre cose. Molti della zona ci hanno chiamato per dirci questa cosa. Siamo venuti a farveli vedere. Insieme a noi sempre Hermes, Paolo Rusconi dietro la camera e andiamo. Stiamo facendo le scale, come potete vedere le feci dimostrano che questo luogo è abitato, le bibite, tutto quello che stiamo trovando. Andiamo a vedere se troviamo qualcuno oggi. Siamo già entrati una volta, non c'era nessuno, speriamo di non trovare nessuno anche adesso. La puzza è nauseabonda. Forse dovevamo portare le mascherine oggi per venire qui. Ci volevano. Questo è un simil pernotto quello che vedete qua. Poi qui prosegue, tra l'altro Omar, qua c'è anche una bicicletta del comune, ma non dovrebbero essere radiocontrollate? Tecnicamente sì, ma queste bici le troviamo dappertutto. Poi qua abbiamo un materasso, un sacco di roba da bere e qui il giro prosegue e io vado a farmi un giretto giù, intanto sono predisposto. Vai piano. Sì, sì, vai tranquillo. Vieni con l'uomo, bravo. Porca troia. E qui prosegue. Qua c'è se... No, qua ragazzi c'è un mezzo allenamento, tra l'altro. Sì, sì. Di nuovo? Sì. Sì, sì, sì. Hanno riaperto l'acqua, no? Vieni Paola, allungati un po', fai vedere. Che non si può mettere dai box, Da sopra si può scendere molto, Sì, adesso facciamo il giro poi. Si riesce a vedere qua, aspetta, guardate. Aspetta un attimo. Qua c'è la quetta, guardate. Io mi aspetto su le box. Ok, e questa è la quinta. E che dobbiamo dire? Che dobbiamo dire? Che dobbiamo dire? Che non... È una situazione civile? Assolutamente una no. Una piazza che è stata rifatta, ricordo certo. Che questa è una proprietà privata, non è del comune, ma il comune è tenuto a sorvegliare comunque tutte le aree che sono sul suolo pubblico. Riprendimi anche l'attacco della bicicletta, visto che queste biciclette qui ogni tanto spariscono e poi le ritroviamo qui. Vai, vai, vai. Beh, qui abbiamo fatto un rapido tour. Adesso seguiamo un tour dall'altra parte, cioè saliamo dall'altra parte e facciamo vedere anche un'altra cosa mentre siamo qui. A parte le sigarette, il latte, eccetera, lì c'è un cellulare. Chissà chi se l'è perso o chi è stato sottratto di questo. Tra l'altro queste sono bottiglie di urina e pane, che non è neanche duro. Guardate qui, addirittura troviamo i quadretti, troviamo le lattine, il tonno. È una casa di supporto che si sta usando per gli spacciatori, per i senza tetto, per i disperati, una situazione che rischia di diventare una bomba, visto che c'è un sacco di persone in giro per strada, anche l'ospite che non sanno dove andare e lo spazio permette, anche perché qui di notte passaggio non ce n'è. Comunque andiamo con Roma che facciamo un altro ingresso, stiamo uscendo da dove manca il vetro dell'ingresso. Ok, siamo entrati. Ovviamente questo è sempre aperto, i cittadini la chiudono. Benissimo. Ingresso. Omar, vai.
Ti seguo, va. Allora, qui è caduto questo muretto dall'anno scorso e l'abbiamo scoperto grazie all'azienda che è stata messa a disposizione da chi gestisce la cura, diciamo, il box, per dragare i piani sottostanti che erano colmi d'acqua, proprio colmi. Quell'acqua che avete appena visto, però esatto, che sta salendo. E infatti, questo è il muretto, quindi da quanto tempo è così, Omar? Questo muretto sono mesi e mesi, almeno 5-6 mesi che è caduto ed è in questa situazione. Qui abbiamo anche il parchetto comunale che è di facile accesso su queste situazioni. E ecco, facciamolo st'ingresso, passa dentro di lì Paolo, segui Omar. Andiamo a vedere il parchetto comunale, qui c'è il muretto rotto come ci ha raccontato lui. E qui siamo nel parchetto comunale con i dischi delle grate che si possono alzare e qualcuno va giù. Qua, come potete vedere, siamo dentro al parco comunale. Quindi abbiamo una situazione di una proprietà privata conciata in questa maniera che permette l'ingresso nell'area comunale. Nell'area comunale ci sembra che in questo momento non è che sia trattata molto bene. Guardate, c'è addirittura gente che dorme qui dentro al parchetto dei bambini. Cioè... Vabbè. Poi quelle alle spalle sono case popolari, questo lo sapete già, sono le case di via Ernesto Rossi. Niente, scendiamo allora, andiamo a vedere il garage, dai. Stava dicendo giustamente Omar, Paolo Rusconi, che qui era tutto allagato, quindi vediamo sto manicotto che chiaramente deve essere servito per tirare l'acqua, insomma, per non lasciare tutto allagato, sennò mosche, zanzare, pezze varie. Anche se di lato, vi ricordo, all'inizio filmato c'è l'allagamento ancora in corso. Andiamo a vedere qua sotto. Qui praticamente era tutta acqua, c'era un bel metro d'acqua, abbondante. Qui galleggiava di tutto e di più. Ed è stato dragato quasi 6 mesi fa da un'azienda che è stata incaricata. Perfetto, se Paolo mi alzi un po' il faro, perché sennò non vediamo un piffero, e ci buttiamo qua. Vai, vai pure avanti. Queste sono una delle varie entrate. Tu vai tranquillo, che ci sono qua io con te. Questa è vuota, ma quanto sembra non c'è niente, però insomma tutta sta roba abbandonata in questa maniera non è tanto bellina, eh. Vediamo qui, aspetta, c'è la porta. Ah beh, c'è pure il bagno qui. Ah beh, ci si può aprire una foresteria qui, guarda, c'è anche l'elmetto. L'elmetto magari serve perché quei pazzi da sopra non ti lanciano qualcosa sulla testa. Peccato che Paolo Rusconi, nostro caro cameraman, tutta la cacca e le feci che devono fare l'hanno fatte dall'altra parte, potevano farla qui che era già predisposta. Comunque.